Nike, adesso poi quando andiamo sulle prime scarpe di Nike sono made in Japan, perché Nike comunque nasce sì dalla brillanteria dei due americani, ma grazie all'aiuto di banche giapponesi e dal signor Onitsuka Tiger nasce Nike. Pertanto il rapporto tra Nike e il Giappone è ancora tuttora il brand più venduto sportivo in Giappone, Nike, e dove è nato il mondo di cui faccio parte anch'io è il Giappone, che è tutto quello dell'archivio di Nike, il vintage delle sneakers. La prima popolazione a interessarsi della storia di Nike è il Giappone. E pertanto Undercover, Comme des Garçons, tutti hanno amato tutte le scarpe di Nike. Le scarpe di Nike fatte in Giappone hanno quotazioni di migliaia e migliaia di dollari che entrano nel mercato di aste, sul mercato giapponese di Rakuten, eBay. Cioè, Nike e il Giappone sono una cosa. Infatti anche Hiroshi con Fragment, con la sua linea, lavora con la personalizzazione di varie scarpe. È da più di 12 anni che Nike ha super collaborazioni con tutto il mondo underground e soprattutto streetwear giapponese. Iniziato quando Nike esiste, cioè con lo Swoosh. Molto tempo prima non esisteva lo Swoosh. Lo Swoosh è stato solo introdotto nel 1971. Prima le Nike non esisteva proprio, era Blue Ribbon Sport, che era stata fondata da Philip Knight e da Bob Knight, che erano due atleti americani della zona di Portland, Oregon, che poi hanno iniziato a costruire le scarpe per l'atletica leggera come primo sport, perché comunque erano degli atleti che correvano, e poi si è sviluppato tutto un concetto di iniziare a lavorare, di cercare di togliere il mercato americano l'egemonia di Adidas. Questa è una waffle la sua, tra le prime scarpe si chiamano Moon, Ghost, Cortezza, non so se poi l'avete sentito. Sì. Cortezza è una delle prime scarpe. E poi quella che c'è in Forest Gump. Avete visto tutto? Infatti tutto, cioè il film anche studia proprio su questa cosa qua, che è una scarpa ultra duratura che arriva con la barba ma corre migliaia e migliaia di chilometri su qualsiasi scarpa. Allora, questa qua è una delle scarpe più storiche che ha fatto Nike, ancora in perfetto stato, non ha mai corso questa qui. Ed è ancora in scatola, le scatole avevano quella forma lì, venivano fatte in cartone. Alcune scatole ancora addirittura sono bianche, non hanno neanche il logo. Vi farò vedere sulle varie riviste. Nella? Parte da Beaverpool. Questa è una scatola del 77. Scarpe che ancora tuttora Nike non ha mai replicato, si chiama Nike Astrograbber, è stata studiata per i giocatori di football americano, per l'allenamento, perché non si usava ancora mettere i chiodini in quel periodo, cioè i tacchetti non si usavano. Allora questo qua aumenta tantissimo sotto la suola e aveva un'ottima funzionalità soprattutto sulla promozione del piede, mentre questa qua era studiata soprattutto per la corsa. Poi sempre questa qua è la Warfor Racer. Questi modelli qua, 1, 2, 3, 4, sono stati poi 5-6 anni fa stati riproposti, perché comunque la gente ha incominciato a chiedere i modelli del passato, soprattutto nel mercato del vintage. Queste scarpe qua hanno raggiunto poi delle quotazioni incredibili, soprattutto le originali, arrivavano anche 2.000-3.000 dollari. E cosa è successo? Che le persone in Nike si sono accorte che non bisognava solo fare il futuro, ma bisognava anche guardare indietro. Ed è successo che questa sono state riproposte. Non con lo stesso nylon, perché questo tipo di materiali è ancora impossibile di utilizzare. Perché questi nylon, questi tipi di crosti, lo suede, hanno un costo che adesso non si può più permettere. Cioè, se vuoi rifare questa scarpa tale quale, viene fuori una scarpa da 400 euro. Ma che qualità ha quel nylon? Che è diversa da quello di oggi? Sì. La differenza di oggi tra il nylon di oggi è che si usa dei nylon un po' più cheap.
fare dei volumi. Dei volumi. Quando cioè, tu dici voglio riportare in auge una scarpa del mio passato, cioè non posso permettermi di fare soltanto 500 paio. Devo farne minimo di un minimo di 3.000-4.000 per ogni nazione. Per ogni nazione. Se non soddisfano i numeri, i negozi comprano quelle scarpe lì, non va in produzione la scarpa. E più il costo di una scarpa aumenta, non hai detto che poi c'è un buonissimo selling sell'out. Questa scarpa qua, quando è uscita, costava $9.90. Ed era un prezzo già alto. Una Converse adesso costa €50. 60. Nel 1967 costava 14.000 lire. Questa è la scarpa che mi dice di più di Nike, ragazzi. È la Nike Elite, ed è stata in produzione dal 77 all'82. In Italia questa scarpa ne furono venduti quasi migliaia, perché Nike in Italia arriva solo nel 1980. Prima veniva importata attraverso mercato parallelo o distributore. Non esisteva. Nike Italia esiste soltanto dal 1994, quando è fondata a Reggio Emilia. Fino a qua siamo ancora vicini. Queste scarpe hanno quasi già tutto le encapsulate nere. Non lo vedi. E sono tutti di sistema già. Cambiano le scatole, anche la grafica è molto differente. Allora, faccio una cosa. Cioè hanno detto. Questa è una Jordan dell'85. Michael Jordan. Io metto solo scarpello. Questa è l'Air Max 1, questo modello qui è molto particolare perché ai tempi le scarpe si facevano con il mesh nylon, questo che vedete, lo suede e mai in pelle. Questa è una delle cose che la Nike faceva ogni tanto, era fare tutti i modelli tutti in pelle. Non era per correre, era già l'inizio di quel percorso che adesso vediamo adesso, di fare dei limited edition. Poi ne parleremo nel prossimo video. Soprattutto se voi volete un giorno andare a segnare scarpe, le aziende chiederanno che erano degli input completamente differenti da quello che è il mercato internazionale. E questa è la motivazione che Nike Italia ha fatto soldi con questa scarpa. La scarpa che dal 1997-98 è stata per 13 anni.